un'operazione particolare perché oggi è un giorno importante per la stazione di Rogoredo. La stazione di Rogoredo è per Milano il terzo hub più importante, è la porta di accesso a sud dove ogni giorno arrivano 50.000 persone da Roma con i treni dell'alta velocità e devo dire rappresenta un hub fondamentale anche per la ridistribuzione dei flussi su altre zone, in particolare verso il centro di Milano. Sono 60.000 le persone che ogni giorno gravitano su questa stazione, sono circa 350.000 quelle su Milano Centrale e 120.000 su Garibaldi, quindi devo dire sono numeri molto molto importanti che tendono a crescere in virtù del fatto di una strategia che stiamo implementando per favorire sempre più uno shift modale da altri mezzi di trasporto al ferro. Molte sono le azioni che abbiamo implementato, prima fra tutti però vale la pena ricordare che è una stazione che si caratterizza per una forte caratterizzazione del trasporto pubblico locale. Molte delle persone, di 60.000 persone che arrivano tutti i giorni, arrivano con i mezzi di trasporto pubblico locale, in particolare la metropolitana e in particolare gli altri treni. E i tempi di accesso a questa stazione sono tempi mediamente di 30 minuti, che vuol dire che dalle varie parti di Milano mediamente ci vogliono 30 minuti per raggiungere questa stazione. L'occasione della chiusura di Linate è stata anche l'occasione, grazie anche a un lavoro che abbiamo fatto in occasione di un'audizione alla Camera e in particolare il Presidente della Commissione Trasporti, l'Onorevole Morelli, devo dire è stata l'occasione per fare il punto come poter implementare i servizi e soprattutto implementare quelle che sono le azioni dal punto di vista trasportistico per sviluppare bene l'hub di Rogoredo. L'hub di Rogoredo che vede in questo periodo, e noi ci auspichiamo che questo accada, di poter intercettare circa 100.000 passeggeri che oggi utilizzano l'aereo da Linate. Siccome Linate è chiuso dallo scorso 27 luglio e lo sarà fino al 27 ottobre prossimo, noi abbiamo l'obiettivo di intercettare buona parte di quella domanda e trasportarla sui nostri treni. Per far questo abbiamo fatto molte azioni. Prima fra tutte, vale la pena ricordarlo, abbiamo potenziato il numero delle fermate. Avevamo 36 fermate di treni ad alta velocità, parlo in questo caso soltanto delle Frecce, poi c'è anche l'NTV che ne ha almeno altrettante. Bene, noi abbiamo implementato fino a 50 nuove fermate i treni dell'alta velocità su Rogoredo. Questo vuol dire aver creato le condizioni di sviluppo della stazione in maniera ancora più accentuata. A fine anno saranno addirittura 60. Quello che vogliamo fare è quindi è cercare di fare in modo che anche le aziende che sono, prima fra tutti c'è Sky qui a fianco, le aziende che sono circa 140 in qualche maniera abbiano le condizioni di utilizzo della nostra infrastruttura. Sono circa, dicevo, 140, le stiamo contattando tutte quante per raccontare loro i vantaggi competitivi che il nostro modo di viaggiare, quindi il treno, offre rispetto ad altre modalità di trasporto. C'è poi un altro elemento estremamente competitivo che è quello del collegamento verso il centro di Milano. Sempre più persone scendono a Rogoredo per arrivare al centro di Milano, in particolare a Duomo, perché è molto più vantaggioso in termini di tempi di percorrenza rispetto a Milano Centrale. Volevo anche ricordare che Rogoredo non è solo un hub fondamentale per intercettare domanda tra Roma e Milano, ma anche su Genova. In particolare abbiamo attivato due collegamenti, Freccia Rossa da Milano per Genova, e abbiamo implementato anche in termini di intercity fino a 12 treni ogni giorno tra la Riviera Ligure e Rogoredo, quindi Milano. Vi ho raccontato i 50 nuovi collegamenti. Non ci siamo accontentati di lavorare soltanto sui collegamenti, ma abbiamo lavorato anche sui servizi. Riteniamo che Rogoredo debba offrire servizi di qualità. Ecco perché abbiamo esteso gli orari di apertura dell'area lounge e l'abbiamo arricchita con nuovi servizi, rendendola molto competitiva dal punto di vista dell'attrattività. Abbiamo ridisegnato le biglietterie, le abbiamo rese più accoglienti, abbiamo anche qui esteso, per motivi di sicurezza anche l'abbiamo fatto, l'orario di apertura fino alle 21.30, abbiamo rivisto un po' il layout di stazione, ma abbiamo anche aumentato il numero delle self machine, delle macchine automatiche che in qualche maniera permettono a tutti anche di notte di utilizzare i servizi di bigliettazione.
una cosa che abbiamo fatto molto importante, oltre ad aver, certamente non l'abbiamo fatto noi, l'ha fatto il Ministero dell'Interno, ad aver implementato un servizio di postazione POF, abbiamo attivato una postazione permanente con 15 persone che ogni giorno gravitano all'interno della stazione, di 15 addetti alla sicurezza, quindi il sistema di security di Trenitalia e più in generale il gruppo Ferrovie dello Stato avrà un presidio fisso tutti i giorni con 15 persone. Abbiamo voluto attivare anche un servizio che è molto richiesto nei luoghi di grande affluenza ed è quello di primo soccorso, attivando anche dei defibrillatori. Una cosa delle quali andiamo particolarmente orgogliosi, qui a fianco abbiamo a pochissimi metri un'area, un parcheggio che inizialmente aveva una dotazione di solo 110 posti, lo abbiamo portato a circa 200 posti, in realtà sono 189, ma soprattutto abbiamo fatto in modo di integrare la soluzione di acquisto del parcheggio con i biglietti sulle nostre piattaforme distributive. È aumentata la superficie da 2000, di circa 2000 metri quadri, per cui siamo a 4500 metri quadri, la superficie totale che è destinata ad accettare quindi massimamente anche traffico dall'alto, che oggi rappresenta solo l'1% del traffico in arrivo su Rovereto. La citata il vice sindaco, ma io sono praticamente entusiasta quando si parla di valorizzazione e di rigenerazione urbana, anche perché su Milano stiamo portando avanti la più grande operazione di rigenerazione urbana d'Europa, 1.300.000 metri quadri di superficie lorda pavimentabile che saranno la Milano del futuro. Bene, anche su Rogoredo già da fine anno, abbiamo già stabilito un po' i principi su quella che è la capacità edificatoria, cominceremo al processo di valorizzazione di un'area di 21.150 metri quadri, dei quali ben 16.000 saranno edificabili. Questo farà sì che anche qui ci sarà una nuova forma di edificabilità residenziale di nuova generazione a poco impatto ambientale e ad alte performance. Quindi questo sarà uno degli elementi chiave che permetterà alla zona di essere completamente riqualificata. Una cosa della quale siamo particolarmente orgogliosi è che da fine anno noi abbiamo una squadra di 2500 persone che operano all'interno delle organizzazioni, stazioni, treni, per quanto riguarda la security. Noi a fine anno su Rogoredo attiveremo un centro formativo per queste persone che da tutta Italia confluiranno nella sezione di Rogoredo per fare formazione sui principi della sicurezza, anche attraverso sistemi di palestre per l'antiaggressione, aule multimediali e comunque attività formative in generale. Questo vuol dire che Rogoredo sempre più noi vogliamo svilupparlo anche come hub non solo ferroviario ma multidisciplinare. C'era un tema che ci preoccupava un po', che era quello che lungo la linea ferroviaria c'era un problema di forestazione selvaggia. Siamo intervenuti anche su questo aspetto, abbiamo lavorato alla deforestazione delle linee ferroviarie, abbiamo rinforzato la struttura con nuove recinzioni e cancelli, questo sempre per il tema di sicurezza che è stato sollevato, ma soprattutto abbiamo implementato i processi di security con 100 nuove telecamere ad alta capacità, quindi di nuovissima generazione. Quindi anche sotto questo aspetto siamo intervenuti per garantire degli standard di sicurezza oggi non pienamente soddisfatti. Quindi chiuderei ribadendo, Rogoredo, essendo la terza stazione più importante di Milano, noi vogliamo assolutamente svilupparla, vogliamo sì che il traffico da sud, soprattutto in ottica di velocizzazione dei servizi a alta velocità, Roma Tiburtina, porta d'accesso di Roma e Roma e Milano Rogoredo, porta d'accesso di Milano, in 2:30 diventi un po' il flagship, il treno bandiera che porterà un po', diciamo, anche in ottica olimpiadi, ha fatto bene la vice sindaco a citare le olimpiadi. Io mi permetto solo di ricordare che il villaggio olimpico lo costruiremo nelle nostre aree a Porta Romana e credo che sia stato un elemento particolarmente, diciamo, determinante per poi per l'assegnazione delle olimpiadi a Cortina e a Milano. Quindi anche lì abbiamo svolto un ruolo molto molto importante. Rogoredo anche in questa prospettiva diventerà sempre più un hub fondamentale. E credo, ecco, che oggi sia la testimonianza con le prime azioni che abbiamo implementato. Grazie.